Io non parlerei di resa dei conti, però sicuramente è inutile nasconderlo, in questi ultimi mesi per quello che riguarda l'universo dei moderati italiani c'è stata c'è stato un processo di frammentazione che va a toccare anche il centro, perché voglio ricordare anche la spaccatura all'interno di Scelta Civica. Tante cose sono accadute e sicuramente si tratta di un momento non facile per chi si riconosce all'interno delle forze politiche dei moderati. Noi però abbiamo fatto una scelta trasparente, abbiamo candidato Marco Stella, che riteniamo essere una figura assolutamente con tutte le potenzialità, ha dimostrato di avere un grande consenso nella città, e abbiamo lavorato affinché attorno a Marco Stella si potesse costruire la candidatura del centrodestra. Purtroppo così non è stato, i piccoli partiti hanno preferito fare una corsa loro, forse approfittando del momento di grande trasformazione che sta avvenendo nella politica, non soltanto fiorentina ma italiana tutta, perché devo dire che scenari come quello di Firenze noi li stiamo vedendo un po' in tutta Italia. Magari pensano di poter approfittare anche del fatto che a queste elezioni si voti in contemporanea con il voto alle europee, magari semplicemente preferiscono fare un cammino di visibilità nella speranza di raggranellare qualche voto e non si preoccupano più di tanto invece di essere degli antagonisti seri, pesanti, importanti alla sinistra. Ricordo che stiamo parlando di elezioni amministrative nelle quali tradizionalmente la sinistra è comunque più forte. Io credo che sia un errore importante per il futuro dell'universo dei moderati italiani, ma d'altra parte non si può costringere i piccoli partiti a ragionare se non in modo piccoli, e questo purtroppo è un limite. Il grande capolavoro politico di Berlusconi è stato proprio quello di superare, di passare in avanti sotto questo profilo, di riuscire ad aggregare tutte le varie anime dei moderati italiani. Purtroppo vedremo come tutta questa frammentazione non sarà di aiuto a rendere più semplice lo scenario politico, però non dispero neppure nel fatto che i piccoli partiti sapranno dopo la botta che prenderanno alle elezioni del 25 maggio sapranno cambiare strada. Lo dico perché io mi chiedo da cittadina, non da rappresentante delle istituzioni, ma da cittadina italiana, quale senso il 25 maggio potrà avere scegliere di dare un voto a un partitino piccolo che può valere il 3%, il 3,5%. Qual è il senso della mia scelta nel fare questo? Io penso che in questo momento l'urgenza relativa sia a quello che riguarda le europee, sia quello che riguarda la gestione amministrativa delle nostre città, sia quella di dare un passo diverso alla politica, di darle la capacità con i numeri a un partito che si sceglie di poterla veramente governare quella città, di poterla veramente amministrare. Disperdere il voto tra i piccoli partiti non mi sembra assolutamente una scelta che abbia il consenso in questa fase del nostro paese.